Buonasera a tutti e bentornati con Italiani in Top 100. Sono qui da solo nel cuore della notte a guardare le classifiche della Top 100 come un pazzo. Sì, lo so. Vediamo qua, ci sono 3:40, facciamo i complimenti ai Timox che l'abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Zimmed per un poco non ce l'ha fatta, 39 si è fermato, ma con un punteggio di abilità altissimo. Abbiamo visto, ha incontrato tutti i grandissimi giocatori. Vediamo anche Lucas che abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Scorriamo la classifica. Nelle prime posizioni non ci sono giocatori italiani, come al solito se le lasciano quasi sempre all'ultimo. Kevin Igno, attenzione, che ha finito con 34, eravamo molto curiosi di sapere con quante vittorie finiva Kevin Igno. E 34, quindi un ottimo risultato. Ricordiamo la partita contro Zimmer, poi abbiamo visto Stefano Pinna e finalmente Ice Principe, nel cuore della notte, anche se per poco tempo, visto che sta a 33, gliene mancano 3. In top 100, quindi andremo a commentare una sua partita. C'è anche Gianchi a tenerlo con la stessa media, 33 vittorie, ne mancano 3. Quindi speriamo che entrambi ci dureranno almeno fino a domani in modo da commentarli tutti e due, ma oggi sicuramente immancabile, non potevamo che fare Ice Principe, anche se sono da solo. Sono molto contento di questa novità perché è un mese che facciamo questa serie, ma Ice Principe ancora niente. Eccolo qua. Vediamo un po' contro chi ha giocato, partite molto impegnative, andiamo a vedere questo già sta 30 vittorie su 36, 17 su 18, questo vabbè 25, 24, questo già ha fatto fuori classe 3, se l'è finite, anche questo è un altro fuori classe 3, 18 su 24, 18 su 29, partite con alti e bassi, cioè avversari, e poi arriviamo qua contro un altro giocatore fortissimo, che ha finito già le sue partite con 38 vittorie. Xbubu sta in 12ª posizione addirittura, quindi credo che la partita migliore sicuramente sarà quella. E andiamo a vedere come si è comportato contro un avversario di pari livello. Xbubu, vediamo, intanto c'è lo stemma del Colonia, quindi presumiamo sia tedesco, tra lingue c'è scritto tedesco e russo, quindi magari sarà un meticcio, non sappiamo che cosa sia. Misto tra tedesco e russo, forse un tedesco dell'Europa dell'Est. Proviamo subito stato, andiamo a vedere le formazioni di entrambe le squadre. Ora ho fermato a tempo, ci sta già il 4-1-2-1-2. Con attenzione a Rui Costa, non si vede molto spesso tra i bro Rui Costa, anche se è un ottimo giocatore. Bale trequartista, Ronaldo e Suarez di punta, forse invertirà i due giocatori. Centrocampo molto offensivo con Gullit e Rui Costa. Ashley Young, a sorpresa, terzino sinistro, non l'abbiamo mai visto. E Valencia a destra, andiamo a vedere Ice Principe. Lui si presenta col 4-2-3-1, Maldini, Ferdinand, Versalico, Alessandro, nella difesa a centrocampo, davanti alla difesa Vieira e Casemiro, immaginiamo. Modric andrà a fare il trequartista, a meno che non, pure lui non lo usa sulla fascia destra, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, e poi Bale, Ronaldo e Suarez che presumiamo si metteranno in ordine diverso. Andiamo a vedere subito dopo che è partita la palla come si sistemano. Infatti qua Suarez trequartista. E qua invece Suarez punta con Bale 3 con... No, incredibile, forse deve ancora cambiare. Dopo vediamo. Batte il giocatore tedesco. Andiamo a vedere come giocano e come difendono soprattutto. Triangolazione qua al limite dell'area e Modric che ha intercettazioni altissime, soprattutto quello Toti, che presumiamo sia quello Toti. Intercetta la palla davanti alla difesa e può ripartire. Intanto qua passaggio con R1X per Suarez che si gira. Vieira allarga sul terzino Alessandro col numero 1 inguardabile. Invece Ronaldo col 22 è peggio, mi sento. Qua si prova a girare al limite dell'area, ma nulla di fatto. Un bellissimo anticipo qua di Ferdinand che ferma sul nascere un contropiede di Bale, ma perde ingenuamente palla e Bale se ne va solo davanti al portiere. Andiamo a vedere cosa fa. Drive and shot, ma De Gea miracoloso la para, ma la palla rimane ancora là. Rui Costa si gira, si ferma. Qua drag back, ancora una finta con Ronaldo, esagerato, sul giocatore tedesco, e Ice Principe gliela ruba come se fosse un bambino. Andiamo a vedere Suarez. Passaggio qui per Ronaldo che era rimasto in posizione di fuorigioco. Intanto esce Casemiro, andiamo subito a vedere
come si posiziona il giocatore in campo. È entrato Son, ricordiamo che il principe come adora questo cinesino, che tanto qui non è perché è molto alto, che quindi Son e Bale sulle fasce, Ronaldo di punta. Perfetto, il solito Suarez trequartista. Abbiamo visto come nei primi 10 minuti la palla ce l'aveva sempre il principe. E il giocatore in casa del tedesco prova più a fare contropiedi e passaggi veloci a verticalizzare, come è giusto che sia quando vediamo un 4-1-2-1-2 contro un 4-2-3-1. Andiamo a vedere qua Bale al limite dell'area, si ferma, si gira, poi tenta un passaggio improbabile e bersaglio la ferma. Andiamo a vedere Son sulla fascia destra, passaggio in profondità per Cristiano Ronaldo. Molto curioso di vedere il principe come gioca e vediamo come dalla fascia cerca subito l'imbucata per il centravanti. Molto molto interessante questo tipo di giocata che personalmente non faccio mai, ma anche molti altri pro non la fanno, quindi un suo modo di giocare molto unico e interessante appunto. Andiamo a vedere qua le giocate velocissime di Itzbubu. Un giocatore molto divertente da vedere, qua Suarez si accentra per tentare un gol della merda, ma viene chiuso in calcio d'angolo. Vediamo come batte il calcio d'angolo, ovviamente corto, ora Szczęsny Young viene spostato anche lui come fosse un bambino da Son, che fisicamente è fortissimo. Cambio gioco per Bersaglio, interessante anche la scelta del terzino destro, Bersaglio ce l'ho anch'io, mi piace molto, è fisico ma tecnicamente è un po' scadente, quindi ha i suoi limiti, non è che sia un fenomeno, però è un buon difensore e il suo compitino lo fa sempre. Andiamo a vedere Cristiano Ronaldo, imbucata per Bale, qua la velocità stratosferica, ancora un driving shot e ancora miracolo di De Gea, quindi gestione della palla soprattutto di Ice Principe, ma si è reso molto ma molto più pericoloso il giocatore tedesco con due imbucate per il centravanti e due miracoli di De Gea su due drama shot, quindi attenzione a questa difesa molto alta e a questa tattica aggressiva del giocatore in casa. Intanto Bersaglio, passaggio al centro, tutti i passaggi orizzontali, guardate come ha cambiato gioco facendo un passaggio alla volta, passandola tra i due centrocampisti per arrivare all'altra posizione. Intanto Son al limite dell'area, qua tenta una finta, credo di aver usato la mezzaluna analogico, molto efficace ma anche molto difficile da fare perché la devi fare al momento giusto. Intanto vediamo appunto come immaginavamo la percentuale di passaggi molto più alta di Ice Principe, che ha un gameplay molto più lento e ragionato, mentre l'avversario guardate come ogni volta che la palla verticalizza o di prima o al secondo tocco. Un po' più spettacolare, però è molto molto difficile giocare in questo modo 40 partite, ma soprattutto è molto difficile giocare contro uno che difende bene come Ice Principe. Andiamo a vedere però adesso una fase di possesso palla un po' più ragionata. Si è spaventato che dopo 33 minuti non è riuscito più a creare occasione oltre quelle due di Bale. Andiamo a vedere qua una fase anche possiamo dire di rispetto per l'avversario, che non lo attacca più a testa bassa ma cerca il momento giusto, pure perché ci sono passato anch'io, quando incontri uno che difende così bene è difficile verticalizzare, quindi vuoi non vuoi sei costretto a fare possesso palla, quindi magari non è una scelta ma è la difesa di Ice Principe che copre, guardate tutte le linee di passaggio, guardate quanto cambia velocemente il giocatore, qua no, qua invece infatti la prima volta che non cambia velocemente tutti i giocatori, qua sicuramente un errore suo perché ha tenuto selezionato Vieira proprio mentre lo dicevo, e qui con un paio di scambi Gullit solo dentro l'area la intacca con il tiro a giro alla soterra, e quindi qua possiamo dire un piccolo errore di Ice Principe, mi permetto di dirlo anche se lui è il migliore in Italia, io uno scemo che lo commenta, però qua c'è stato un errore e è stato punito subito da questo gol di Gullit, ma anche una buona azione del giocatore tedesco che ha aspettato il momento giusto e l'ha passata al giocatore libero. Ancora qua, passaggio al centro per Ronaldo, ma difende bene stavolta, cambia e seleziona Ferdinand al momento giusto e gliela ruba via. Andiamo a vedere però come in questa fase
cercato, trovato soprattutto il vantaggio. Si sono invertite un po' le cose con Ice Principle che verticalizza di più e il tedesco It's Bubu molto molto meno aggressivo. Intanto vediamo anche in molto interessante la fase di difensiva in cui, qua un'altra miracolo intanto di De Gea su un breve shot di Ronaldo, la fase difensiva che tenta la tattica del fuorigioco per affrettare questo possesso palla che stava diventando molto molto difficile da contrastare. Quindi se volete essere aggressivi come fa Ice Principle, al momento giusto usate anche la trappola del fuorigioco, quindi non più al kick off glitch, ma semplicemente quando l'avversario tiene troppo il pallone nel centro del campo, possiamo dire. Quindi quando non è né attacco né difesa al centro del campo potete usare benissimo la trappola del fuorigioco. Intanto qua vediamo le statistiche. 4 tiri di cui sono state però chiaramente 4 occasioni, invece Ice Principle ancora nulla di pervenuto, ma possesso palla superiore. Vediamo se è cambiato qualcosa. No, sono rimasti con gli stessi schieramenti e gli stessi giocatori. Andiamo a vedere la reazione di Ice Principle. Calcio d'inizio un'altra volta a cercare i terzini, quindi gioco molto sulle fasce, soprattutto in fase di possesso. Vediamo come si gira un paio di volte e passaggio sempre a quello più vicino con X semplicemente. Guardate qua, poi qua invece tenta un'imbucata per Vieira che non ci stava, ha forzato un po' il passaggio dovuto sicuramente anche al fatto, al fattore punteggio, e comunque stanno al secondo tempo, c'è tutto il tempo per recuperare, ma non così tanto. Alla fine metà partita se n'è andata e occasioni da gol ancora non ci sono state. Qua la palla rimane in campo, fase un po' confusa e nulla di fatto, fallo laterale. Vediamo come batte fallo laterale, cerca qua molto fortunato con rimpallo Bale, ma Vieira stoppa tutto. Guardate Vieira che razza di difensore è. Qua c'è un calcio di punizione, attenzione, non mi ero accorto del fallo, però meglio così. Andiamo a Ice Principle che ricordiamo gioca con la maglia in trasferta del giocatore in casa, quindi non è la sua maglia questa, ma è semplicemente la maglia che appare al giocatore in casa che ha scelto la seconda del Colonia. A occhio signora, ora non me ne intendo della seconda del Colonia, però potrebbe darsi visto questo Bordeaux amaranto, non lo so. Intanto vediamo qua, la palla ce l'ha sempre il giocatore in casa dal momento in cui ha trovato il vantaggio. Partita che è cambiata totalmente, Ice Principle molto più in difficoltà, non riesce più a pressare come pressava prima. Guarda qua che continua però a coprire le linee di passaggio. Qua forse ci stava una tattica del gioco, infatti la fa benissimo e grazie anche a questo recupera il pallone. Andiamo a vedere la fase di costruzione a inizio azione, passaggio sempre ad Alexandro e poi al terzino opposto che verticalizza. Quindi solito schema che prova a imbucare adesso per Bale che dentro l'aria non riesce a girarsi. Ancora un passaggio al limite dell'area, qua una scivolata molto rischiosa ma tanto efficace di Vieira. Attenzione, qua c'era un buco per Ronaldo, lui Costa invece preferisce darla a Bale. Vediamo come difende, sono spariti i nomi dei giocatori. Non so per quale effetto visivo, Vieira per Gullit. Si gira, qua un passaggio che non ci stava e Alexandro gliela porta via. Andiamo a vedere Modric. Cosa combina Ronaldo e Maldini con un fallo gliela porta via. Vediamo se ci sono stati dei cambi, sì esattamente, al 67esimo è il momento giusto di fare i cambi. Attenzione, è entrato Papu Gomez, incredibile, non ho mai visto questo giocatore in top 100. Ho smesso anche io di usarlo a ottobre, e Aubameyang sulla fascia destra, quindi molto interessante anche la scelta di Aubameyang. E poi i baggadoni Jesus e Lozano per Ice Principle. Jesus addirittura trequartista, non l'abbiamo visto spesso in questa posizione, e Lozano di punta. Forse io avrei invertiti, però vabbè. Son centrocampista, l'abbiamo visto anche a Masigno, quindi gli italiani usano nei momenti di difficoltà Son
centrocampista centrale. Vediamo come batte il calcio di punizione, ovviamente corto. Jesus si gira, passaggio per Ronaldo, che però un po' impacciato, forse qua non è stato proprio un errore di Principe, ma Ronaldo l'ha stoppata veramente male, è molto particolare questa cosa. Intanto qua sbaglia la tattica fuori gioco, Aubameyang se ne va in velocità, si accentra, la passa a Bale che a porta vuota fa 2-0. Qua un rischio eccessivo di tentare il fuorigioco su Aubameyang, che non ha pagato questa volta e si perde le conseguenze. Adesso 2-0, partita molto difficile da recuperare, anche perché fino a questo momento non ha fatto tiri in porta. Andiamo a vedere ancora un passaggio forzato e Young che la porta via. Ancora gestione di Itzbubu, mi piace dirlo, Itzbubu. Ancora manovra molto lenta e Ice Prince, beh, la sorta gliela porta via. Andiamo a vedere però come subito, con molta fretta, cerca subito la giocata. Qua Ronaldo se ne va in velocità, Vieira che è stanchissimo. Andiamo a vedere come i giocatori di Itzbubu hanno molta più stamina. Aubameyang adesso solo davanti al portiere, 3-0, un risultato molto pesante, anche se giusto. Aubameyang è entrato e sta facendo veramente la differenza, però bisogna dire che fino al 70esimo è stata comunque una partita equilibrata. Adesso si è sbilanciato molto il Principe, ma ci può stare adesso questo punteggio 3-0, che possiamo dire. Intanto qua ancora Bale in contropiede, gioco di suola e gliela porta via, bersaglio sempre. Ancora una verticalizzazione per Modric, la passa a Lozano. Qua un bellissimo passaggio con R1X, Lozano se la mette via sulla suola, fa, meritava di più perché ha fatto una bellissima giocata, ma è stato murato il tiro dal difensore centrale. Andiamo a vedere ancora palla a Lozano che tenta una verticalizzazione ma non va. Tanto Gomez se ne va in contropiede, passaggio per Ronaldo che imbuca Bale, che col pallonetto addirittura 4-0, ha fatto 3 gol negli ultimi 10 minuti, quindi incredibile anche quanto è bravo a concretizzare questo tipo di situazioni. Contropiede sembra uno specialista, perché abbiamo visto il suo modo di giocare molto aggressivo all'inizio, e in contropiede è letale. Intanto qua una palla per Jesus in area che viene stoppato, ma c'era un calcio di punizione. Vediamo come batte la punizione, non capiamo perché c'è De Gea, non so, forse in questo momento preso dal nervosismo e dal punteggio ha fatto battere la De Gea, non capiamo. In questo momento onestamente il Principe sta giocando molto male, ma che gli vuoi dire, ormai la partita è finita, siamo 4-0 a termini alla fine e i margini per recuperarla sono 0. Ancora Lozano, un'altra occasione sempre solo per Lozano, ma è un tiro bruttissimo di solito Lozano, là ti fa meglio. Intanto vediamo come Maldini sta in attacco, quindi ha messo tutti in attacco e un po' alla disperata per Itzbubu è molto più semplice. Qua addirittura sale con De Gea che lascia la porta vuota e Bale fa l'ennesimo gol di questa partita. Ho perso il conto, sono fatti 3 o 4. No, 3, tripletta di Bale, che nel momento in cui Ice Principe ha iniziato a giocare ultra offensivo, addirittura tutti in attacco, ha fatto quello che voleva, quindi punteggio 5-0, partita incredibile, vantaggio meritato, qua facendo un po' di scivolate. Qua riconosciamo il Principe, il lato umano che anche a noi ci colpisce, come anche i pro si innervosiscono quando beccano tutte le partite. Io poi spesso quando perdo le partite in questa maniera faccio uscire il portiere, faccio scivolare al caso, però vi possiamo dire è stata una partita meritata e quindi il punteggio ci sta tutto, addirittura 3 tiri, 0 in porta. Vediamo come hanno finito i giocatori, non ha fatto più cambio giocatore in casa e in trasferta è rimasto sempre con l'1-2-1-2. Ora comunque andiamo a vedere tutti i risultati di Ice Principe, che ricordiamo sta comunque a 33 vittorie, ne mancano 3, quindi non sta andando malissimo, ha solo incontrato
un avversario del suo livello, vediamo i risultati. Infatti ha battuto uno che sta a 30 su 36, 4-2, 2-1 contro uno che ha perso solo contro il principe. Vabbè, un 4-2, 3-1, ancora 4-1 contro un fuori classe 3, 5-2 contro un altro fuori classe 3, poi 2-1, qua addirittura ha perso una partita 4-1, incredibile, con 4 team party, quindi immaginiamo una partita scriptatissima. Comunque, 33 vittorie su 37, il principe è tornato in top 100. Vediamo se pure Giovi se le sta giocando. Ricordiamo, siamo nel cuore della notte di domenica. Ah no, Gianchi ha superato il principe, sta a 35, quindi nel frattempo che il principe ne ha persa una, Gianchi ne ha vinte due. Quindi grandissimo Gianchi. 35 su 39, potrebbe chiudere con un rispettosissimo 36, che sicuramente fino a domani pomeriggio lo vedremo in top 100, e se dovesse vincere la prossima partita, e soprattutto ha giocato anche lui contro Kevinigno, quindi Kevinigno ha incontrato tutti i grandissimi giocatori, perché no, potremmo fare questa partita domani, la potremmo fare comunque. Finalmente Ice Principe in top 100, mi spiace per aver commentato questa partita che è andata in questo modo, avrei potuto prenderne un'altra contro un avversario meno forte, però sicuramente secondo me era quella più interessante. Io direi che per l'episodio di oggi è tutto, ci vediamo domani.